ora 6 parliamo del cavaliere del trono over Giorgio Manetti, che a Roma sta tenendo un corso di seduzione con Gabriella Chiarazza. Non ho dubbi. Giorgio Manetti è l'uomo giusto per il mio corso sull'arte della seduzione. A parlare così a top è Gabriella Chiarazza, giovane, determinata e preparata fashion manager, esperta in comunicazione e marketing, e ideatrice del format Le Salon de la Mode, che promuove l'eccellenza del Made in Italy. Hai organizzato un corso di seduzione col signor Giorgio Manetti. Ci spieghi precisamente perché e in che cosa consiste. Ho incontrato Giorgio Manetti casualmente. A ottobre 2015 avevo organizzato a Roma un evento di moda e lui era ospite di un noto brand che lanciava la sua linea da uomo. Me lo presentano. Io gli dico: mi spiace, ma non la conosco perché non guardo uomini e donne. E lui mi risponde: nemmeno io. Una risposta ironica e intelligente. Intanto, noto un grande interesse nei suoi confronti. Lo fermano tutti, pure le ragazzine di 16 anni, e mi chiedo, come mai quest'uomo riesce a catalizzare l'attenzione. Così, finito l'evento vado a guardarmi le puntate del Trono Over e capisco il perché. Ho notato che mentre tanti ospiti del talk si agitavano, lui era sempre gentile e calmo. È una persona che ispira positività e ha un grande carisma. Poi cosa succede? Oltre a occuparmi di moda, organizzo corsi sulla comunicazione e ne ho ideato uno sulla seduzione. Ho pensato subito a Giorgio. Vi eravate più visti o sentiti con Giorgio Manetti? Giorgio Manetti maestro di seduzione? No, infatti l'ho contattato attraverso il brand di cui era stato testimonial al mio evento. Com'è andata con Giorgio Manetti? L'ho chiamato e gli ho detto: lei è la persona giusta per spiegare l'arte della seduzione. Perché Giorgio Manetti è l'uomo giusto? Giorgio Manetti. Perché la sua filosofia di vita è la positività. Giorgio è per il vivi e lascia vivere e non parla male degli altri. Lui che cosa ti ha risposto? Gli ho chiesto un incontro per spiegargli bene l'organizzazione e la finalità del corso. Doveva partire a breve. L'ho raggiunto io in stazione a Roma. Raccontaci. Abbiamo parlato nella sala d'attesa. Intanto c'erano tante fan che gli chiedevano una foto. Questo mi ha ulteriormente colpito. Comunque lui era titubante. Perché? Temeva di dover fare lezione da solo. Ma, poi, quando gli ho spiegato che avrebbe fatto da spalla a me, ha accettato con entusiasmo. Gabriella Chiarazza, ci spieghi come funziona il corso? Certo. So che il termine seduzione fa pensare al gioco di coppia. L'ho usato per provocare, per destare attenzione. In realtà questo corso vuole dare suggerimenti concreti per migliorare la vita in generale. In che modo? Ognuno di noi ha punti di forza e punti di debolezza. Sedurre significa lavorare su quelli di forza e trasformarsi, diventando positivi. George e io insegneremo come vestirsi e presentarsi in mille occasioni, al primo appuntamento, a un colloquio di lavoro, a un evento e via dicendo. Ci sono prove pratiche, simulazioni. Ma non voglio rovinare la sorpresa. Quando si tiene? Il 25 settembre a Roma. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 settembre. Dura 8 ore. Il costo è di 150 euro, nella quota è compreso il pranzo, a cui partecipa pure Giorgio. E, a numero chiuso. Ho previsto un massimo di 30 persone. Se ci sono più richieste, ne organizziamo un altro. Ci sono già state molte adesioni. Ci hanno scritto soprattutto donne, di buona cultura. Mi ha colpito un ragazzo che ha regalato il corso a suo padre, che si è da poco separato e non riesce a trovare una compagna. A proposito di Giorgio, ora che lo conosci bene, ci racconti com'è.
Il nostro rapporto è solo professionale, basato sulla stima reciproca, ci tengo a precisarlo. Secondo me non è un Latin lover come lo vogliono far apparire. Giorgio cerca davvero l'amore. Eppure qualcuno si chiede come mai, pur essendo così affascinante e motivato, non abbia trovato l'amore al trono over e molti lo accusano di voler solo apparire in TV. Tu che cosa ne pensi? Per cominciare il suo sogno è fare cinema? Poi, in realtà, Gemma Galgani poteva essere la donna giusta per lui. Te l'ha detto George? Sì, mi ha detto che era preso da lei, ma poi Gemma l'ha accoltellato alle spalle e lui non l'ha più riconosciuta. Ricordiamoci che Giorgio aveva chiesto alla Galgani di uscire insieme dalla trasmissione, ma lei, con la scusa di non avergli ancora sentito dire «ti amo», ha rifiutato. Forse è lei quella che vuole solo visibilità. Mi sento di tutelarlo, mi sembra una brava persona, del resto altrimenti non l'avrei scelto per il mio corso. Ti ha parlato pure della donna dei suoi sogni. Sì, Giorgio mi ha detto che cerca una donna della sua età, elegante, intelligente, con cui condividere la vita. Vi sembra il discorso di un Latin lover?